Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Oggi in questo video voglio affrontare un tema molto particolare di cui è nata una discussione tempo fa, poi vi racconto. Il karate oggi, sì, il karate oggi. Parliamone, vai! Amici del Tempio, se siete in linea con i miei modi di pensare e di come vedo il karate, fatemi un salto nel mio nuovo sito internet, dateci un'occhiata www.tempiomassimo.it. Se siete in linea con quello che penso sul karate, se siete iscritti al mio canale YouTube, dateci un'occhiata, ci sta che troverete qualcosa di molto interessante. Magari poi mandatemi una chiamata o scrivetemi via mail. Allora, vado al Centro Congressi Conidi, al Centro Congressi Pacchini a Pisa per un interessante convegno sul karate ieri e oggi, promosso dal Comitato Provinciale di Pisa, Xen, presenti oratori il maestro Fasolo Nonodan, Castellucci, Giorgi e Giardina. Vengo invitato anch'io come oratore per discutere su questo tema molto particolare e scottante, che poi ha spaccato a metà la platea, tra l'altro molto gremita. Il karate ieri, di oggi, sportivo, tradizionale, il classico discorsone che va avanti da anni e anni e anni, insomma, si è arrivati, non c'è, non siamo arrivati a nessun tipo di conclusione, però è stato un convegno molto particolare e molto interessante. Alla fine, tra l'altro, il maestro Giorgi mi ha regalato un suo libro, anzi ve lo raccomando perché è veramente molto interessante, sui kata, un libro molto complesso, e mi hanno rilasciato anche un presente per la giornata. Tutto ok. Alla fine del convegno lancio un input ai promotori di questa iniziativa, dicendo: ma perché in primavera non fate, se volete mi invitate, non fate un convegno sul karate oggi? Io l'anticipo perché è venuto in mente di farci addirittura un video e ora ne parliamo insieme. Vai. Karate oggi. Sì, karate oggi è il tema di questo video. Cosa voglio raccontarvi, ragazzi, su questo tema? È un tema molto particolare. Ci se ne può parlare 2 minuti, come 2 ore, come 2 giorni, 2 mesi, perché è un tema veramente complicato. Cioè, voglio prendere solo un aspetto della problematica del karate oggi. Io ho questo sentore, non certamente che in palestra non mi mancano certamente gli allievi, quando andiamo alle gare palazzetti completamente gremiti, e fin lì tutto ok. Però c'è una questione proprio, diciamo, non tecnica. Oggi non voglio parlare di discorso tecnico, kata, gare, eccetera, eccetera, ne ho già parlato in altri video e poi voi sicuramente ne sapete meglio di me, ma vi voglio invitare a una riflessione molto particolare, cioè il karate oggi. Il karate oggi inteso come si affaccia oggi il karate ai social. Social, alle giovani generazioni, non parliamo di bambini perché tutti in palestra, se insegnate, cari amici del Tempio, sicuramente avrete la palestra piena di bambini. E poi sicuramente avrete una fetta di adulti che vi segue, magari da diversi anni, o persone che hanno iniziato a fare karate ora perché magari viene il bimbo, allora gli viene voglia, poi si vogliono mettere in forma, oppure gente che magari lo faceva magari negli anni 80, poi 20 anni che non lo fa, 30 anni che non lo fa, gli viene voglia per rimettersi in forma. E quindi queste due fasce di età, quindi bambini, diciamo prescolare, scuole elementari e massimo scuole medie, poi una fetta, un buco generazionale che, sfido chiunque di voi, gli manca in palestra in percentuale, chiaro, non è che non ci sono ragazzi che non fanno karate, ragazzi, diciamo, delle scuole superiori. Ci sono, ma diciamo in piccola percentuale. E poi c'è la fetta di adulti, amatori, eccetera, eccetera. Ecco, oggi volevo parlare del karate oggi di questa fetta di ragazzi che manca proprio all'interno delle palestre. Allora, facciamo una parentesi. Sicuramente avrete tutti i ragazzi, voi, anche voi, di questa fascia d'età, ma se ci pensate, forse la maggior parte di tutti questi ragazzi sono ragazzi che vengono da un vivaio. Cioè, sono ragazzi che sono venuti a 5, 6, 7 anni e sono magari 7, 8 anni che vengono da voi e ora hanno 15, 16 anni e quindi, ragazzi, ce l'avete di quell'età, 15, 16 anni. Ma ci sono ragazzi oggigiorno, cioè c'è questa fetta generazionale nata oggigiorno, magari nel 2006, 2007, 2008, che vengono di sana pianta, pronti via, cintura bianca, che vogliono venire a fare karate. Secondo me c'è una bassissima percentuale. Questa cosa qua, secondo me, ci deve far riflettere. Non è solo un'opinione mia, basta andare alle gare, perché vedete, categorie bambini, pulcini, samurai, come li chiamano, ognuno li chiama un po' come vuole, cioè bambini piccolini ce n'è un mare. E poi
cadetti, su ce n'è sempre meno. Quindi c'è questo buco, esiste questo buco generazionale che non viene proprio in palestra a fare karate. Perché? Perché secondo voi? Ecco, questo è un messaggio di oggi. Il karate oggi inteso perché i ragazzi un pochino più grandi non vengono o ne vengono pochi a far karate? Perché? Cioè, secondo me c'è da fare una riflessione. Secondo me il karate oggi, per questo aspetto, secondo me è un po' visto dalla generazione nuova come una cosa un po' noiosa, un po' pesante, un po' vecchia, un po' stanca. Quindi secondo me ci bisognerebbe affacciarsi col karate di fronte a queste generazioni in maniera un pochino più moderna, con degli approcci molto più vicini a quel tipo di ragazzi, a quel tipo di età, a quel tipo di generazione. Esempio, faccio un esempio. Ragazzo, di solito chi insegna nelle palestre, delle scuole, una grande, stragrande maggioranza, che di solito le palestre comunali, chi è fortunato magari trova una bella palestra comunale, ma in Italia, insomma, le palestre comunali quelle sono un po' quelle che sono, fredde, sporche, vecchie, a fresta rotta, il bagno che non funziona, la doccia esisteva nei tempi di inaugurazione, magari negli anni 50, e quindi già un ambiente tetro, ambiente spento, ambiente triste. I ragazzi, secondo me, non si affacciano, magari si affacciano più in realtà dove magari sono, dove ci sono palestre già avviate con altre cose vicine o specifiche di dojo specifici, come potrebbe essere il mio, dove allora magari si capisce che c'è un discorso più specifico di karate e un pochino, fatemelo dire, un pochino più allegro, tra virgolette, allegro nel senso che non è triste, cupo, come si potrebbe trovare magari nelle palestre un po' brutte delle scuole. Ma al di là del brutto e il bello, poi è proprio il maestro all'interno della palestra che dà l'impronta, deve dare secondo me l'impronta, un input particolare adatto a quell'età lì per far attrarre i ragazzi, per farli venire in palestra e poi, se ce la fa, a farli appassionare al karate. Chiaramente viene visto oggigiorno dai giovani di questa fascia d'età come una cosa molto lunga, molto noiosa. Chiaro, è cambiato il mondo, oggigiorno ci sono mille altre attrattive o mille altre distrazioni che magari portano i ragazzi a non avvicinarsi a questo tipo di disciplina che invece farebbe molto bene e, come sapete tutti, anzi sapete meglio di me, i vantaggi che può portare nell'età adolescenziale. Quindi la riflessione che faccio oggi è questa qua. Il karate oggigiorno ha bisogno o no, fatemelo sapere voi, ha bisogno di un input moderno, reattivo, allegro, cioè non la classica palestra zittona, avanti e indietro, ste vasche. Si capisce bene un po' com'è, se il maestro è un po' mezzo matto che urla, non so, immagino io mi faccio un po' i miei ricordi degli anni 80, insomma, si parla un po' di 40 anni fa, dove le palestre poi alla fine erano così, noi ci si andava, eravamo ragazzi, anche io ho iniziato più o meno a quell'età lì, quindi neanche tanto presto, però era talmente la voglia di imparare che non è che stavi a vedere tanto bello o brutto la palestra, il maestro se era più o meno simpatico. Andavi perché ti piaceva il karate. Chiaro che sono cambiate le generazioni, oggigiorno i ragazzi hanno bisogno di un altro tipo di stimolo, proprio perché hanno diverse, a mio avviso, diverse distrazioni. Quindi bisogna cercare di incanalare il karate verso un'idea molto più moderna e attuale dei giorni d'oggi. Se no, manca proprio questa fetta generazionale molto importante nel mondo del karate. Arriviamo alle conclusioni. Quindi, amici del Tempio, arriviamo alle conclusioni. Oggi un video un po' così, non troppo didattico, non ho voluto parlare troppo di tecniche, di kata, di maestri. Volevo fare un video particolare su Gojushu Show, però lo voglio fare la prossima volta. Oggi è venuto sta fissa qui del karate oggi, vedere un po' come possiamo cercare di migliorare tutti insieme questo il karate di oggi. Mandatemi i vostri messaggi, fatemi sapere cosa ne pensate. Magari mi posso sbagliare, sicuramente, spero, non so. Magari voi in palestra avete pieno di adolescenti, tutte cinture bianche, contento per voi, anzi super contento, perché vuol dire che magari dalle vostre parti, magari nella vostra città, nella vostra provincia, non c'è questo problema, chiamiamolo così, un problema non è, però fatemi sapere ragazzi, secondo me manca proprio una grande fetta generazionale che è molto importante al karate oggi e secondo me per poter migliorare, magari mandatemi le vostre idee, bisogna fare un po' una riflessione, far vedere il karate com'è, la bellezza com'è, trasportare, far vedere
alle nuove generazioni la bellezza del karate e se non la parte stanca, parte noiosa, parte un po' pallosa che è la contromedaglia del karate. Ok? Allora ragazzi, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, malissimo, e ci vediamo al prossimo video. Ciao dal Tempio Massimo.